Lettura dall'Evangelo di Gesù Cristo secondo Matteo. Jacob generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale fu generato Gesù, che è detto Cristo. Gesù Cristo fu generato così. Sua madre Maria, essendo stata fidanzata a Giuseppe, prima che andassero ad abitare insieme, fu trovata incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, il suo uomo, che era giusto e non voleva esporla all'infamia, decise di rilasciarla di nascosto. Aveva già in cuore questi pensieri, quando ecco un angelo del Signore gli si manifestò in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non aver paura a prendere con te Maria, la tua donna, perché ciò che è stato generato in lei è opera dello Spirito Santo. Partorirà un figlio e tu lo chiamerai con il nome Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Allora, risvegliatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua donna. La Quaresima è un tempo severo, nel quale la Chiesa normalmente non fa memoria dei santi. Nei 40 giorni solo due sono i giorni di festa nei quali o si commemora un santo, oggi San Giuseppe, il padre di Gesù secondo la legge, o si commemora un evento, l'annuncio dell'angelo a Maria il 25 marzo. Questo spiega l'intenzione delle letture e del Vangelo oggi. Una pagina di Matteo riguardante il sogno di Giuseppe, un sogno che rivela a quest'uomo giusto il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. In tutta la Bibbia il sogno è un'occasione in cui Dio può rivelarsi, può alzare il velo su un evento che altrimenti risulterebbe incomprensibile a noi umani. Matteo ricorre proprio al sogno per narrare lo svelamento a Giuseppe di un evento che agli occhi di Giuseppe stesso poteva apparire incomprensibile e addirittura scandaloso. Infatti, Maria, la ragazza ebrea, già fidanzata con Giuseppe, ma non ancora coabitante con lui, si scoprì gravida, incinta. Giuseppe è un uomo giusto, secondo la giustizia di Dio, non secondo la giustizia degli uomini. E di fronte a questa situazione, spiegabile solo con il tradimento di Maria, pensa di rompere quel patto di nozze che ormai era stato siglato, ma lo vorrebbe rompere senza denunciare, con una separazione di fatto ma non conclamata, per non esporre Maria alla vergogna. Mentre pensa e discerne che cosa fare, ecco nel sogno la rivelazione. Sì, Maria è gravida.
ma non per essersi unita ad un uomo, ma per l'azione, l'energia dello Spirito Santo che è sceso su di lei, l'ha resa feconda e ha generato in lei un figlio che poteva venire soltanto da Dio. Giuseppe non dice una parola, né qui né in altri luoghi del Vangelo. Giuseppe tace, Giuseppe adora il mistero e acconsente alla rivelazione. Giuseppe, che è un uomo giusto, prende Maria come sposa e accetta di fare da padre a chi non è suo figlio secondo la carne, ma puro dono di Dio. Ecco, noi oggi ricordiamo dunque anche Giuseppe, il padre di Gesù, accanto a Maria la madre. Un padre e una madre che hanno vissuto il primato della fede, l'obbedienza della fede, e che comunque sono diventati e padre e madre di Gesù, grazie alla fede che avevano e alla giustizia che vivevano. Buona festa a tutti. Scaris, no.